l'esperto di questioni economiche e segue tutto con molta attenzione, per cui è rilevante. Ma qui c'è stata una fase, noi forse dobbiamo cercare anche di capire retrospettivamente cosa è successo, in cui noi sapevamo che il ministro, ce lo ha detto anche in interviste qui a Omnibus, il ministro Amendola da settembre teneva degli incontri, ha detto che alcune cose erano state segretate per segreti industriali e che quindi non si sapevano per questo, ma insomma c'è stato un ruolo forte di due ministri perlomeno, il ministro Amendola e il ministro Gualtieri. Quindi questo passaggio, forse qualche attenzione in più e spazio per una che cosa è successo? Perché si sono incartati così? Ma si sono incartati, per usare il suo termine, perché siamo di fronte ovviamente a problemi molto complicati che riflettono anche il fatto che una maggioranza con quattro gruppi parlamentari, che siamo nel mezzo di una pandemia, quindi il governo non ha lavorato a tempo pieno a questi obiettivi. Dopodiché i problemi c'erano, io insisto, i problemi esistevano. Non andava bene l'impianto che era stato proposto, non andava bene la governance che era stata proposta. Dopodiché sono almeno due settimane che Conte ha corretto rotta. Non è vero che non c'è un testo. È stato distribuito almeno 10 giorni fa. Ma come delle tabelle, 100... le 13 pagine con le tabelle. No, nemmeno. C'è una bozza di 130-140 pagine che dettaglia poi quelle che sono le voci nelle tabelle, che per carità va migliorata, va aggiustata, non c'è dubbio. Ma davvero pensiamo che questo è il punto della crisi? Ma davvero pensiamo che questo è l'allocazione di qualche centinaia di milioni su un programma o su un altro? Tra l'altro stiamo parlando di una bozza che deve arrivare in Parlamento, che deve essere discussa con le parti sociali, quindi non è il testo definitivo. La maggioranza, i singoli gruppi in Parlamento possono continuare. Però è vero che è stata per qualche ora o per qualche giorno, ormai più di un mese fa, è stato il tentativo di infilarla in un emendamento? Guardi, io ho fatto il relatore al disegno di legge di bilancio alla Camera. Durante la discussione in commissione bilancio il governo avrebbe voluto portare il regolamento per la governance, non il piano, ma il regolamento per la governance. Noi abbiamo fatto presente che davvero sarebbe stata una forzatura inaccettabile. Come relatore certamente non avrei firmato e non avrei acconsentito a che si discutesse con un emendamento alla legge di bilancio la governance, la governance. Però Fassina, tutto quello che lei lei sta dicendo delle cose che sono un atto di accusa al governo quasi peggiore di quello di Renzi, mi scusi. Non avrebbe firmato se avesse voluto, il governo voleva forzare, mi scusi, io non mi interessa neanche far polemiche, ma io direi una cosa, la cosa che viene fuori in modo molto chiaro è che questo governo non ha capito che con il fondo per la ripresa si entrava in una nuova fase. Il governo ha continuato a gestire questa nuova fase con un modo di procedere vecchio. E purtroppo, se non ci fossero state le provocazioni di Renzi, non ci sarebbe stata nessuna correzione. E la cosa, mi scusi, no, ma si figuri, dobbiamo non essere d'accordo a volte, basta capirsi. E l'altra cosa che vorrei sottolinearle, qui non c'è soltanto un problema di Renzi, perché Renzi conta poco. In Parlamento conta abbastanza per una posizione di rendita, nel Paese non c'è, ma evidentemente ha incrociato, le ripeto, malumori di tutta la maggioranza, mi pare di capire quello che dice, anche i suoi. Quindi, in questa sottolineatura mi pare che venga fuori che il Presidente del Consiglio e i suoi collaboratori non hanno saputo vedere in tempo quello che sia gli alleati sia anche il Quirinale gli faceva presente da tempo, che doveva cambiare passo, doveva cambiare atteggiamento e coinvolgere tutti, possibilmente anche l'opposizione.
Ora il problema non è che non ha coinvolto solo l'opposizione, non ha coinvolto neanche la maggioranza e oggi siamo appesi ad una sfida o a un confronto parlamentare del quale non sappiamo ancora quale sarà l'epilogo e questo mi pare abbastanza grave per il nostro paese. Tutto allora, qua. Ci dobbiamo fermare per la pubblicità.